E noi apriamo la nostra consueta finestra in diretta. Saluto dal buon pomeriggio a Giuseppe Dintino in compagnia del senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, a cui do il buon pomeriggio. Senatore, visto che insomma, poco fa abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci sull'aggressione tra giovedì e venerdì, lei che è stato sindaco proprio del capoluogo adriatico, insomma, volevo da lei, prima di iniziare altri discorsi, un commento su questo che è un fatto gravissimo che è avvenuto qualche giorno fa, che poi ha suscitato indignazione anche sulle cronache nazionali, questa aggressione omofoba. Ho condiviso le parole dette da Carlo Masci su questa circostanza. Ha usato l'espressione condotta delinquenziale, che mi sembra la definizione giusta. Noi dobbiamo essere sempre consapevoli che Pescara è una città non solo accogliente, è una città che coltiva le pari opportunità, la cultura delle garanzie, la cultura dei diritti civili, dei diritti sociali. Non può accadere che davanti ad una espressione di libertà e di autonomia di pensiero il riscontro sia la violenza, addirittura la fisicità dello scontro. Non esiste che questo possa passare inosservato e bene ha fatto la comunità culturale, politica, sociale ed anche istituzionale a prendere con forza le distanze. Io mi auguro che l'ordinamento giudiziario se ne occupi. Giuseppe, a te. Bene, senatore, affrontiamo anche un tema annoso per quanto riguarda la regione Abruzzo, ovvero quello delle infrastrutture, un tema riportato in auge anche dal Premier Conte qualche settimana fa nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Si parla tanto dell'alta velocità a Roma-Pescara, come del raddoppiamento della linea adriatica. E allora a che punto siamo per collegare ancora di più l'Abruzzo al resto della penisola? Dal 2017 ci sono 1.556 milioni di euro per portare l'alta capacità ferroviaria da Pescara a Roma. Conte ha fatto fare un passo importante avanti precisando che questa è una priorità nazionale che merita la figura commissariale. Le risorse che sono state rubricate nella contabilità stanno lì. Ci sono 15 milioni per la progettazione nella contabilità di cassa. Più il Presidente Conte ha annunciato che farà pervenire ulteriori risorse, per esempio del Recovery Fund. Tutto questo si compone con quello che già c'è, poiché si tratta di una complessità progettuale e realizzativa che ci toglierà finalmente, in maniera definitiva, da una condizione di debolezza circa il tema della velocità e della facilità dei trasporti. Perché nel mondo la facilità dei trasporti ha a che fare col ferro, non con la macchina. La gomma porta con sé il rischio, l'incidentalità, perché non ha un tracciato dedicato, a differenza del ferro che ha sedime e tracciato dedicati e questo toglie di mezzo la pericolosità della incidentalità. E sul treno uno comincia a studiare. L'accesso al treno è consentito a basso costo, non è l'aereo, anche se noi non ce l'abbiamo un aereo Pescara-Roma e lo abbiamo avuto. E non è l'autobus che di sicuro rappresenta un'offerta interessante, ma non ha la comodità della qualità dello spostamento della ferrovia. Noi riusciremo a ridurre di sicuro un'ora attraverso l'innalzamento dell'alta capacità ferroviaria e probabilmente si riesce con l'incrocio dell'ulteriore tecnologia a scendere ulteriormente circa i tempi di percorrenza. Io voglio dire che il Presidente della Regione Pro Tempore deve farsi carico di indicare 6, massimo 8 priorità, non 67 priorità. Sembra quasi il cacao meravigliao, quello che mette in campo colui il quale che tutto è priorità gli riesce da dire. Se tu dici che tutte le opere sono prioritarie, nei fatti nessuna opera è prioritaria. Allora io voglio sfidare l'attuale Regione, che tra l'altro ha una figura di rilievo al vertice della struttura amministrativa, perché la dottoressa Barbara Morgante è una che capisce in profondità le questioni dei trasporti, della trasportistica, soprattutto ferroviaria. Allora io voglio lanciare una sfida all'agenda della Regione. La prima priorità è la Pescara-Roma e sta nell'agenda della holding delle ferrovie e del MIT. La seconda opera prioritaria, senza ombra di dubbio, riguarda la variante Vasto San Salvo, che ha già le risorse. Si tratta di impiegarci qualche mese di lavoro per raccogliere i pareri e concordare con i municipi. Poi un'altra grande priorità è la portualità di Pescara e
e di Ortona, anche lì ci sono già le risorse, c'è financo il piano regolatore portuale approvato dalla mia amministrazione per quanto riguarda il porto di Pescara e dobbiamo riprendere in mano il piano regolatore portuale di sistema di Ortona. Noi dobbiamo fare in modo per esempio che il quarto lotto della Teramomare venga messo in procedura e poi sottoposto a gara d'appalto, ci sono anche lì 90 milioni di euro pronti per andare in produzione e poi l'Aquila a Matrice, Salaria, il rettangolo degli Appennini, che rappresenta davvero un'altra nostra capacità di accesso alle miniere relazionali del turismo di montagna. E poi permettetemi, la Loreto Penne, ci sono le risorse, le abbiamo difese per anni, un'inchiesta sbagliata, nata male, concepita peggio, finalmente è arrivata a conclusione, gli imbroglioni sono stati individuati, i bugiardi verranno sanzionati, ma l'opera deve essere fatta, perché non è che la giuridicizzazione penale ha tolto il bisogno dell'opera Loreto Penne come accesso pescarese al Gran Sasso, e anche quella è una priorità. Così come mi sia permesso di dire, l'alzamento della qualità della digitalizzazione. Noi abbiamo portato 155 milioni di euro per portare la banda larga in tutti i comuni, ma alcuni comuni hanno diritto ad avere la banda ultralarga, cioè ulteriore offerta di qualità nella digitalizzazione. E ancora il ciclo dell'acqua, che è un'altra priorità, e concludo, i sistemi depurativi delle quattro città capoluogo vanno messi in procedura. A Pescara io ho lasciato 32 milioni di euro per potenziare un sistema depurativo che aiuti Pescara e Chieti, così come l'abbiamo fatto per la Costa Teramana con 33 milioni di euro riguardante la depurazione della costa della provincia di Teramo, che era fondamentale portare a piena efficienza. Su questo io dico che il governo regionale pro tempore deve assolutamente raccogliere la sfida di scelte nette, prioritarie e veloci. Insomma, i fondi ci sono, manca solo una calendarizzazione dei lavori. E poi manca quella attività specifica della politica che è la decisione. Decidere significa, tra tante opportunità, sceglierne una. Decidere significa tagliare. Chi non decide prioristicamente, prioritariamente, perché non vuole tagliare, tra le tante possibilità che ci sono, perché creano scontento, almeno fino a quando non si vede la comodità dell'opera nuova che si realizza. Approfittiamo della sua presenza, senatore, anche per parlare di ripartenza, perché lei fa parte della Commissione Finanze. In questi giorni si parla dei fondi attesi dai comuni. A che punto siamo? Intanto abbiamo messo in campo un'azione importante riguardante 80 miliardi di euro che già sono in esercizio amministrativo. Arriveranno altri 200 miliardi di euro se sommiamo tutto quello che hanno messo in campo col sistema delle garanzie, con quello che l'Europa ci farà avere attraverso i suoi strumenti, dai fondi della Banca Europea degli investimenti ai fondi del Recovery Fund e anche alle risorse riguardanti la protezione del mercato del lavoro. Tutte queste risorse porteranno in Abruzzo aggiuntivamente 1 miliardo di euro che dovranno essere destinate alla vita delle imprese e alla vita delle infrastrutture, cioè alla modernizzazione dei territori, facendo in modo che ricominci a girare la ruota dell'economia anche per quanto riguarda la ricaduta occupazionale. Il rapporto di Banca d'Italia riguardante l'Abruzzo ha messo in evidenza che noi abbiamo perso 2 miliardi di euro con lo stop alle attività imposto dalla pandemia. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo ricominciare a produrre, aiutando in questa fase i produttori di ricchezza e di lavoro, e poi significherà anche produttori di erario, di fiscalità, perché allo Stato il governo italiano non ha più il bilancio pubblico, perché si è sospeso quanto è previsto dall'articolo 53 della Carta Costituzionale. Ma l'obbligatorietà fiscale segue la ripresa della ruota economica, non la anticipa. Noi dobbiamo riprendere la ruota economica facendo rigenerare anche le numerose occasioni di lavoro cui avevamo già bisogno. All'Abruzzo mancano all'appello 40.000 posti di lavoro. Questi 40.000 posti di lavoro sono diventati di più rispetto all'intervento della pandemia. Quindi dobbiamo recuperare le condizioni per riprendere fiducia nel rapporto impresa, territorio, cittadini, forza del lavoro, famiglie. Cambiamo argomento e tocchiamo anche una questione che ha riguardato da vicino l'Abruzzo, ovvero quella del crack della Banca Popolare di Bari, perché lei fa parte anche della commissione d'inchiesta su questa faccenda. Allora, che aggiornamenti ci sono su questo fronte? Intanto, ieri abbiamo avuto l'assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari, oggi tiriamo la linea e si inaugura la terza fase della Banca Popolare di Bari e comincia a delinearsi una vita al futuro
che configura la Banca Popolare di Bari come la banca del Mezzogiorno. E anche questo è il senso dell'intervento di Medio Credito Centrale dell'ottimo professor Mattarella. Io colgo l'occasione anche per dire grazie ai due commissari straordinari che hanno preso il malato e lo hanno rimesso in cammino, grazie al ruolo fondamentale dei soci. Grazie anche agli attuali funzionari impiegati della banca che hanno mantenuto in vita l'infrastruttura in un momento gravissimo, gravissimo sia per la pandemia, gravissimo anche per le sorti specifiche della banca. Io non dimentico quel giorno che uscì il comunicato che diceva che non ci stavano risorse per corrispondere alle misure del governo rispetto alla pandemia. A un certo punto si è ricominciato a respirare, io ringrazio su questo l'attuale vertice commissariale, anche la Banca d'Italia per la parte che ci ha messo nella scelta di due competenze vere, e poi il professor Mattarella che è a capo del Medio Credito Centrale, che ha fatto in modo che la procedura non conoscesse scossoni, e adesso si ricomincerà. Ma questo non significa che chi ha sbagliato non debba essere ricercato, individuato e sanzionato, e di errori ce ne sono tanti, verranno in evidenza nel fascicolo presso la commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano, di cui io sono vicepresidente vicario di maggioranza, ma non appena avremo le informazioni di qualità noi le passeremo anche all'autorità giudiziaria, perché ci sono molte stranezze, anche a proposito di consulenze larghe, però io mi devo fermare qui poiché abbiamo l'obbligo di segretezza. Perfetto, allora Jacopo, linea a te per le domande da studio. Sì, solo una considerazione con il senatore D'Alfonso, a cui volevo chiedere, visto che insomma adesso per fortuna siamo fuori dalla fase un po' più acuta della pandemia, però ci siamo ancora oggettivamente dentro. Qualche giorno fa, insomma, senatore, si è molto parlato in Abruzzo del riordino del piano sanitario con questa struttura di hub and spoke. Lei che ha amministrato anche la regione, cosa ne pensa di questi nosocomi nei quattro capoluoghi di provincia e poi di una rete ospedaliera che faccia riferimento ai capoluoghi di provincia e che però non abbiano le specialità che sono appunto in capo a Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila? Ci sono due punti fermi. Un punto fermo: noi siamo stati la prima regione italiana ad uscire dal commissariamento e a rimettere in ordine i documenti contabili. Poi la pandemia però ha suonato la sveglia a tutti, dicendo che la sanità costruita solo sulla potenza degli ospedali delle città capoluogo non basta, soprattutto se arriva il flagello di cui all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Europa. Abbiamo bisogno di creare una potente struttura territoriale che è fatta di quello che c'è e di quello che deve essere recuperato e integrato. Noi dobbiamo riprendere un cammino di programmazione strategica coinvolgendo il Consiglio regionale intelligentemente, coinvolgendo le bravure, coloro i quali lavorano nel circuito del prodotto salute, e facendo in modo anche che non scarrelliamo rispetto alle regole della giustezza del bilancio. Non possiamo fare quintali di debito come è accaduto nel quinquennio o settennato 2000-2007-2008. Noi dobbiamo rimettere in ordine, sapendo che non si può togliere quantità e qualità del prodotto salute, altrimenti lo paghiamo a valle. Però dobbiamo fare il tutto dentro una cornice di programmazione, come ci richiede il Ministero della Salute, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si può fare senza strafalcioni, senza ripercorrere la strada l'anno passato. Noi non dobbiamo essere né tacceriani né stravaganti, noi dobbiamo fare la cosa giusta, sapendo che nei territori vivono decine e decine di migliaia di persone che adesso con la pandemia hanno messo in tensione la nostra capacità di reazione. Quindi ospedalità specialistica e generalista al centro, nelle città capoluogo, ma capacità di prima cura anche nei territori. Non si possono togliere ulteriori risorse, ma può promettere che il governo investirà ulteriori risorse volte al sostegno della sanità pubblica in discontinuità alle precedenti legislazioni? Assolutamente sì, e se voi pensate che uno degli strumenti dell'Europa di aiuto non solo all'Italia, a tutti gli Stati membri, è per esempio il MES di cui si sta parlando, l'unica condizionalità leggera, tematica che rimane è quella di destinare le risorse al potenziamento dell'offerta di salute. Per cui ci siamo, va ricalibrato il rapporto domanda-offerta di salute, sapendo che prima di arrivare alla città capoluogo le famiglie
territori e probabilmente lì un'offerta di prossimità serve e conviene. Grazie senatore D'Alfonso. Buon lavoro. Per essere intervenuto nel corso del nostro telegiornale. Da Pescara è tutto, linea allo studio.